Eccoci giunti a Natale, alla solennità del Natale, la seconda festa più importante per i cristiani, perché la prima, senza dubbio, è Pasqua, il giorno della risurrezione di Cristo. Abbiamo vissuto il tempo dell'Avvento e ora, in questo giorno, siamo chiamati a riflettere. Come abbiamo vissuto il tempo dell'Avvento? Cosa è servito questo tempo di avvicinamento al Natale? Diamo ognuno di noi la risposta leggendola nel cuore, perché ricordatevi che il Signore guarda il cuore e ogni risposta deve essere vera, profonda. Allora, come abbiamo vissuto queste settimane di Avvento? Perché Natale, innanzitutto, non è una festa zuccherosa e dove c'è solo il vogliamoci bene. Natale è una festa esigente. Natale significa nascita, cioè riconoscere il vero volto di Dio in mezzo a noi. E il Vangelo di oggi, il Vangelo di Natale, non ci vuole raccontare unicamente la nascita di Gesù, ma ci vuole raccontare la nostra nascita attraverso l'incontro con Gesù. Il Vangelo del Natale ci racconta come noi nasciamo, come diventiamo figli di Dio e fratelli tra di noi. Il Natale è la festa innanzitutto che dice basta alle divisioni, basta ai rancori, basta alle relazioni piene di odio e di critica. Fare centro nel Natale e capire che come il primo Natale ha cambiato la storia, non a caso il calendario parte dall'anno zero, ovvero dalla nascita di Gesù, così ogni Natale, questo Natale 2021, deve essere un giorno di ripartenza, un giorno in un certo senso di azzeramento del nostro calendario per rinascere, nascere nuovamente, con maggior fede nel cuore, nascere nuovamente, con occhi che guardano il mondo con speranza, nascere nuovamente, per non avere mai paura di amare e di lasciarsi amare. Allora in questo giorno di Natale, una domanda può abitare tutti i nostri cuori. Qual è il senso profondo del Natale? Il vero senso del Natale è ritornare al primo Natale, cioè alla nascita di Gesù, alla grotta di Betlemme. E questo può provocare in noi sentimenti contrastanti, perché cosa scrutiamo? Una famiglia, Maria e Giuseppe, che lotta per vivere ogni giorno, ma che si sente guidata dalla provvidenza. Una coppia che cerca di essere sempre unita, nonostante le avversità della vita e del tempo. Una nascita inaspettata, quella di Gesù, in una condizione difficile, sia affettiva che materiale, di vita, non certo una condizione benestante. Oggi, guardare questa fotografia del primo Natale ci mette in crisi, perché contrasta con la nostra vita. Oggi si pensa prima alla stabilità economica e poi al resto, seppur tutti poi vogliamo mettere l'amore al primo posto. Oggi l'amore non supera gli ostacoli, si ferma spesso davanti agli ostacoli, perché davanti alle incomprensioni si fa prima buttare via tutto e non vedere un per sempre dove si cammina insieme, nonostante tutto. Oggi poi si fanno regali di circostanza e a volte il meno impegnativi possibile, cioè regali che non urtano la sensibilità di fede, che possano essere validi per il quieto vivere. Ma quanti hanno mai pensato di regalare, ad esempio, una Bibbia per Natale? Un regalo veramente controcorrente? Oppure, se in queste vacanze di Natale andate a visitare qualche santuario, qualche monastero, qualche luogo di fede, perché non portare ai vostri cari un oggetto di devozione popolare come un rosario, un'icona, una statuetta, un piccolo presepe?
diventiamo di nuovo testimoni delle nostre radici cristiane, del primo Natale. Perché nel mondo si vedono ancora semi di speranza. Sì, da sacerdote lo dico in modo convinto e sicuro. Incontro famiglie che curano le ferite con il balsamo della comprensione. Incontro giovani che vivono l'amore in modo serio, responsabile e con un progetto duraturo. Incontro cristiani che vogliono sottolineare l'importanza del Natale e della fede nei loro luoghi di vita, anche sul lavoro, nella famiglia, nello sport. Allora, il senso profondo del Natale è vivere le tre virtù teologali, cioè quelle che appunto ci parlano di Dio: ritornare alla fede, guardare con speranza e vivere l'amore. Ecco, questo è la bellezza del Natale. Ma vorrei soffermarvi con voi ancora su un'altra domanda che può abitare i nostri cuori proprio in questo giorno, quello di Natale, cioè: perché Dio ha voluto farsi uomo? Io credo che Dio ha voluto farsi uomo perché 2021 anni fa, come oggi, vede un mondo che ha bisogno di Dio, un mondo che ha bisogno di Dio per ritrovare la bussola della vita. Dio si è fatto uomo per sanare le ferite di una umanità disorientata. Un Dio che percorre le corsie degli ospedali in questo tempo di coronavirus. Un Dio che chiama i peccatori e gli ultimi a ricominciare. Un Dio che non teme di fare brutta figura pur di amare per primo tutta l'umanità. Un Dio che non fa altro che mettere il suo amore per l'umanità davanti a tutto e a tutti. Un Dio che si è fatto uomo perché non vuole perdere nessuno dei suoi figli amati, cioè di noi. Ecco che questo senso del farsi uomo di Dio ci porta ancora una volta a Betlemme, a quella grotta, dove troviamo appunto la stalla e i pastori, ovvero un luogo e dei personaggi che caratterizzano la nascita di Gesù e, in un certo senso, la nostra nascita nella fede. Rappresentano la nostra umanità. Pensate alla stalla. Quante volte vediamo la nostra vita proprio come quel luogo, come una stalla, dove la vediamo sporca, la vediamo senza un futuro, la vediamo calpestata, un luogo messo da parte. Ma anche i pastori sono personaggi che possono identificare la nostra umanità, perché i pastori al tempo di Gesù erano quelle persone messe ai margini, che non venivano considerate, anzi erano mandate appunto a pascolare. E quante volte anche noi ci sentiamo messi da parte. Allora è chiaro che Dio è venuto per me, è venuto per te, è venuto per coloro che vedono la loro vita come una stalla e si sentono un po' come i pastori. Ma per riconoscersi come una stalla e come pastori ci vuole coraggio in una vita ormai dominata dall'apparenza. Dio nasce per coloro che vogliono fare verità nella vita. Dio entra dal punto più basso per prendere tutti, nessuno escluso. Dio oggi è scomodo. Il Natale oggi è scomodo, perché il vero Natale assomiglia alla nostra umanità che spesso non vogliamo accogliere e cerchiamo di sublimare con luci fredde e regali sterili. Torniamo al Natale. E proprio per tornare al Natale voglio finire con un racconto. È sempre bello addolcire il Natale con un racconto che però abbia una morale profonda. E allora vi lascio questo racconto qua. Si dice che la notte in cui Gesù nacque, gli angeli lo annunciarono appunto ai pastori. E tra questi pastori ce n'era uno poverissimo, ancora più emarginato e svalorizzato degli altri. I pastori, dopo l'annuncio, decisero di andare da Gesù e invitarono anche
questo poverissimo pastorello. E lui non voleva andare. Non voleva andare perché aveva le mani vuote, non aveva nulla da portare a Gesù, alla grotta di Betlemme. Ma i suoi amici pastori lo convinsero e lui partì. Davanti a Gesù c'era i pastori e a fianco Gesù Maria e Giuseppe. E vedendo questo, il povero pastore fu preso da vergogna e allora si nascose dietro gli altri, perché appunto vide che tutti davano qualcosina, chi il latte, chi le uova, chi un panno per scaldare il piccolo Gesù. Lui niente, si vergognava, lui era a mani vuote. Ma intanto Maria aveva tra le braccia il bambino Gesù e accoglieva e salutava con amore i pastori che giungevano davanti la grotta. Ad un tratto però, per poter ricevere i doni che gli altri pastori davano, Maria scorse questo pastorello che non aveva nulla tra le mani. Lo chiamò, lui timidamente si avvicinò a Maria e Maria depose il piccolo Gesù tra le braccia di questo povero pastore. Lo fece perché così poteva avere lei le mani libere per prendere i doni semplici che venivano portati davanti a Gesù. Ecco, la morale di questo racconto è molto semplice, ma toccante. Non preoccuparti se ti senti povero, lontano dalla fede, peccatore, emarginato, svalorizzato e pensi di non poter dare nulla a Gesù. Allora vai verso Maria, sarà lei a darti suo figlio tra le braccia, perché tu sei degno di prendere Gesù tra le braccia, tu sei un figlio di Dio. Non avrai nulla da dare a Dio, ma appunto per quello Dio ha tutto da dare a te. Lasciati amare dall'amore di Dio, lasciati amare dal senso profondo del Natale, lasciati amare perché Dio ha bisogno di nascere in te, vuole che il tuo cuore sia la mangiatoia di quest'anno, vuole che la tua anima sia il grido dell'angelo verso i pastori che giungono a te, vuole amarti, vuole nascere per te. Allora buon Natale, buona nascita, buon incontro con Gesù, un Gesù bambino che non può fare paura, un Gesù bambino che puoi prendere tra le mani e amare, e se lo guardi negli occhi sarà lui a colmarti di amore, lasciando il passato nella misericordia, guardando l'avvenire con provvidenza e vivendo il presente come un regalo, il più bel regalo di Natale.